Centrocampisti, Grow che viene recuperato e preferito a Soler, Rolf, Magath che quindi sarà regolarmente in campo, mezza punta Fonesen, poi attaccanti puri Hutke e McGee. Per quanto riguarda l'Inter è stato confermato lo schieramento previsto alla vigilia, vale a dire Recchi, Bergomi e Mandorlini, Baresi, Collovati e Bini, Sabato, Marini, Altobelli, Brevi e Rummenigge. Assenti nelle file dell'Inter il portiere Walter Zenga, che è stato operato ieri di menisco a Pavia e al quale vanno i nostri più affettuosi auguri di pronta guarigione. Assente anche Ferri, squalificato, pertanto Castagnier opta per una formazione nella quale l'esperto Bini rioccupa il ruolo di libero. Da sottolineare come l'allenatore dell'Hamburgo, il viennese Ernst Happel, vanti un palmarès del tutto particolare nei confronti delle formazioni italiane. Ha giocato 7 volte contro squadre italiane di club contro la nazionale e ha sempre vinto alla guida della formazione olandese del Feyenoord, di quella belga del Bruges, dell'altra formazione belga dello questi ottavi di finale, eliminando nel primo turno la formazione inglese del Southampton e poi nel secondo turno il CSKA di Sofia, mentre l'Inter, come sicuramente ricorderete, ha fatto fuori prima i rumeni del... Parte il tiro dalla bandierina, molto lungo, saltano in parecchi, Jacobs, poi il pallone che carambola all'indietro e l'arbitro assegna il gol. Sfortunatissima partenza da parte dell'Inter, si tratta probabilmente di una autorete, non ha avuto esitazioni l'arbitro a concedere il gol a favore dell'Hamburgo. Avete visto che sul calcio d'angolo c'è stato il colpo di testa di Jacobs, il difensore centrale che si porta sistematicamente in avanti nel groviglio. Ecco che rivediamo il colpo di testa di Jacobs in mezzo e poi il pallone che carambola all'indietro, toccato da Bergomi, Marini tenta di evitare il gol. Ritorno di San Siro, ma naturalmente l'Inter ha tutto l'interesse a cercare di segnare almeno un gol. Ecco Altobelli, ecco il suggerimento per Rummenigge che mette a terra bene, un dribbling, palla sul sinistro, nuovo dribbling, tiro, gol! Gran gol di Karl-Heinz Rummenigge, splendida prodezza del giocatore tedesco, imbeccato alla perfezione da Altobelli ed è dopo 1 minuto e 12 secondi di gioco il pareggio davvero mirabile da parte del giocatore più atteso alla vigilia, il grande Kalle Rummenigge. Ecco che rivediamo, vedete che salta una volta, due volte Jacobs e poi fa secco il portiere Stein con una staffilata imprendibile, tutto molto bello. C'è però un calcio d'angolo battuto da Kalle. Tutto questo mentre si gioca il 34esimo minuto della ripresa. Jacobs, pericolo! E gol, è stato Fonesen a segnare. Gol di Fonesen e stavatura stavolta della retroguardia interista. Fonesen riporta in vantaggio l'Hamburgo sul 2-1 al 35esimo del secondo tempo. Rivediamo. Vedete Fonesen che in effetti è stato lasciato colpevolmente incustodito a due passi da Recchi, il suo colpo di testa in vano, Mandorlini tenta di intercettare il pallone, lo tocca ma lo stesso tentare al centro, il colpo di testa è di Bergomi, c'è una posizione irregolare, quindi il gioco fermo, calcio di punizione. L'arbitro però si fa consegnare il pallone, fischia alla fine al Volksparkstadion.